Nome: Rafael. Chiara. Età: 29. 24. Soprannome e motivo: Gas. Beh, è semplice perché il cognome è Gaspardo, quindi diminutivo. Bacco, perché il mio cognome fa Bacchini, e quindi non per il vino. Hobby fuori dal campo: mi piace andare al cinema, sono molto appassionato di cinema e quindi vedo tantissimi film. Ma direi viaggiare quando, o visitare città quando ho il tempo. La tua paura più grande? La mia paura più grande è forse essere sepolto vivo. Probabilmente non poter più mangiare cioccolato per il resto della vita. Se potessi incontrare una persona famosa, chi sceglieresti? Senza dubbio Michael Jordan. Direi Tananai, perché mi sembra una persona molto simpatica, con una bella personalità. Il miglior concerto a cui sei andato? Penso il Jova Beach quest'estate a Lignano, il concerto di Jovanotti, spettacolare, molto divertente. Jovanotti a San Siro. Hai qualche rituale prepartita? Rituali no, però mangio sempre le stesse cose nello stesso ordine. Non sono molto scaramantica, forse mangio spesso la pasta prepartita, ma non direi non un rituale. Se dovessi trasferirti in un altro paese, dove andresti? Penso in un paese dove fa sempre caldo, ai Caraibi da qualche parte. Alle Isole Azzorre, perché ci sono stata quest'estate e sono molto belle. Figuraccia più grande fatta in campo? Penso ero alle giovanili a Treviso nel derby con Venezia in casa. Contropiede da solo, vado per schiacciare fortissimo, mi stampo e cado. Quindi questa. Praticamente in partita stavo uscendo, una mia compagna veniva a avere il cambio e l'arbitro aveva le mani su e io le ho dato 5. Hai tatuaggi? Se sì, quanti? Sì, ho 3 tatuaggi. Uno qui dove c'è scritto la famiglia prima di tutto. Uno qui dedicato alla mia cagnolina che morì un po' di tempo fa. E uno qua, l'ho fatto giovanissimo questo, sono le iniziali mie e di miei 2 fratelli. Non ne ho, ma mai dire mai nel futuro, non so. Se potessi guardare un solo film per il resto della tua vita, quale sceglieresti? Vabbè, uno dei miei preferiti, che ho visto un sacco di volte, l'ho riguardato anche recentemente, Interstellar. Penso che non mi stuferebbe, cioè, magari sarebbe quello che mi stuferebbe di meno. Harry Potter, tutta la saga. La parola che usi più spesso? Non saprei, probabilmente una parolaccia. Topperia. Fai un in bocca al lupo all'altro. In bocca al lupo. In bocca al lupo per la stagione e ti chiamo per voi. Saluta il pubblico. Ciao pubblico, vi aspettiamo al palazzetto. Ciao a tutti e vi aspettiamo al Benedetti per le nostre partite.